Buonasera, grazie. Bruce è un amico. Grazie all'Università di Aldo Moro per l'invito, e specialmente per la dottora Claudia Milani. Questa è la seconda, terza volta che stiamo in Bari. Bene, io devo parlare del discorso dell'oggetto. Dopo, se ha tempo, facciamo una osservazione pratica, ma questa primeramente un discorso. Il discorso in quattro parti. Prima, cos'è un oggetto. Seconda, cosa dà valore a oggetto. Terza, gli oggetti possono essere gli strumenti per insegnare la storia? Una domanda. E finalmente, argomenti didattici per fare un insegnamento con gli oggetti. Mi dispiace non parlare bene l'italiano. Il professore Weiss mi insegna. Prima domanda, cos'è un oggetto? Questo è un oggetto. Siamo circondati da oggetti di ogni tipo, la casa, la città, la scuola, il lavoro, ogni tipo. Gli oggetti spesso si sopravvivono. Della mia casa,
passato. Definisco. E soprattutto ci definiamo in base a ciò che manteniamo. Da chi mantiene la giunta della bandiera. Manteniamo, conserviamo, grazie. Non è buono, non è buono, conserviamo, cioè che amiamo. Anche trofei, ciò che odiamo, superiamo. Manteniamo tutto ciò a cui riconosciamo un certo valore. Siamo d'accordo? No. Questa è la prima domanda, definire. Questo è nel passato, nel presente e nel futuro. Cosa dà valore a noi? L'antichità. Ma non solo l'antichità, il tuo parcheggio, una pietra, 3 milioni di anni, non è un valore, non solo l'antichità, le informazioni che puoi fornirci, questo non è valoroso per sé, per la informazione, per il materiale con cui ha realizzato. Questo era il grande relicario che il re di Francia ha dato, ha regalato al re inglese con la spina della corona. Importante, è un valore materiale. Il suo esotismo, la sua rarità, procede valore. Il lavoro umano aggiunto, questa è una tela, il lavoro umano, la sua capacità di emozionare. Sono oggetti di New York, della zona zero, sono nel museo della zona zero, la sua capacità di emozionare, il suo significato. Le occhiali del Salvador Allende nel Museo Nazionale di Santiago de Chile. Il suo significato per l'uomo, per i cittadini. Terza domanda. Gli oggetti possono essere strumento per insegnare la storia? Questo è molto fondamentale per noi. Per questo devi sapere come funziona l'apprendimento dei concetti compresi attraverso gli oggetti, no? È del riferimento Montessori e De Croli. Sono dei riferimenti teorici su cui si basa la didattica dell'oggetto nella classe, nella misura in cui gli umani costruiscono le nostre attrazioni con supporti concreti di immagine, no? La grande innovatrice della didattica del secolo scorso. La nostra immaginazione, sia infantile che adulta, lavora su elementi concreti e non su astrazioni. Noi sempre lavoriamo. Siete concreti.
possibile lavorare. Quando qualcuno immagina il classicismo greco, che è un costrutto teorico e astratto, no? In realtà la sua mente parte di modello reale e concreto. Sempre. Cioè, de Hollywood o di una robina archeologica, immagine. Succede anche quando uno, un studente, considera la crisi romana imperiale o il sequestro del potere per parte dei Mocemus, un'immagine, un'immagine concreta. Nel capo dello storico, come in quello alla testa dell'istorico, come quello dello studente, vengono mescolati non solo documenti che gli consentono di picchiare il periodo, ma anche immagini concrete che costituiscono il legame che unisce l'argomento in esame. Pertanto, fino quando costruiamo astrazioni dal passato, cioè la storia, partiamo sempre dalle menti concrete. Portare un'altra volta, possiamo concludere che gli oggetti concreti esposti nei musei, per esempio, costituiscono i supporti consi o inconsi delle costruzioni astratte della storia. Gli oggetti sono spesso fonti preziose per la comprensione del passato da parte dei cittadini in generale. Questi oggetti sono elemento per anestesia di secolo XIX. Riporta molta informazione sulla medicina, la scienza medica. La conoscenza diretta degli oggetti. Che si tratti di un'auto vecchia, di una macchina, di un dipinto, di un tipo di arma, di un mobile. Chi consenti di dedurre e comprendere molti aspetti del passato che altrimenti sarebbero molto difficili da conoscere. Pertanto potremmo concludere affermando che gli oggetti sono supporti di astrazioni storiche e fonti di conoscenza del passato. È chiaro che molti concetti della storia derivano dall'analisi metodica degli oggetti. I concetti e gli oggetti sono due facce della stessa medaglia per noi. No? Se queste premesse sono accettate, risulta da una logica schiacciante che l'insegnamento con i resti del passato e con gli oggetti che compongono le collezioni dei musei dovrebbe far parte della pratica abituale della scuola e dell'università, il laboratorio di scienze sociali dovrebbe essere normale e non una sessione per noi. La storia è una disciplina apparentemente facile da imparare, apparentemente. Tuttavia è uno di quelli che raccolgono più fallimenti. Qual è la causa? Perché?
sono i modi, ma una molto importante è che i concetti storici sono generalmente astratti, l'ho detto io. Quali sono le inclusive dell'insegnamento? La didattica dell'oggetto si basa sul concetto educativo di inclusivo. Come si chiama? Aggregazione. Inclusiva aggregazione. Per l'insegnamento l'inclusivo è un concetto precedente che abbiamo in mente ed è attivato per accedere a nuove informazioni. Il termine è stato inventato da Ussuel per spiegare come ci sono concetti che sono in grado di collegarsi con gli altri riunendoli. Questo concetto per la didattica dell'oggetto è importante. Grazie alle inclusioni impariamo sempre ciò che sappiamo. In spagnolo dice, se apprende sopra lo che si conosce. Immaginiamo il cervello come una specie di rete da pesca. I concetti inclusivi sarebbero elementi che vengono mantenuti nella rete. Una volta trattenuti, aiutano gli altri a rimanere fissi. Più densa è la rete di inclusori, più nuovi concetti sono imprigionati nella nostra rete di conoscenza. Questo è il concetto. Gli oggetti a determinate condizioni possono fungere da inclusori. A determinate condizioni, non tutte le oggetti. Questo concetto di inclusione è molto importante. Senza inclusivo non si sarebbe nuovo apprendimento. Pertanto, quando in una lezione di scienze sociali utilizziamo un oggetto dal quale ci uniamo agli altri, questo oggetto agisce come un inclusivo. Ed essendo un oggetto materiale che possiamo vedere e toccare, è molto più efficace di una idea astratta. Pertanto, sono argomenti didattici a favore dell'insegnamento con gli oggetti. Primo argomento. Gli oggetti sono elementi concreti che possono essere osservati da tutte le angolazioni possibili. Pertanto, qualsiasi sessione accademica o qualsiasi argomento presieduto da uno o più oggetti consente di mettere in relazione l'immagine di quell'oggetto con il concetto che intende funzionare. Questo è il primo argomento. Secondo, d'altra parte, tutto ciò che viene insegnato da un oggetto attira più facilmente l'attenzione degli studenti, poiché l'esistenza di un supporto materiale agisce come un piccolo magneto. Terza, inoltre gli oggetti consentono l'apprendimento del metodo ipotetico dedutivo. Questo non è un problema minore, poiché è la base dell'analisi storica, una base importante. Attraverso questo metodo possiamo passare dal generale al particolare. Quarto, gli oggetti aiutano l'immaginazione, che è una potente facoltà di intelligenza
che deve essere migliorata e sviluppata. 5. L'oggetto specifico funge sempre da vero supporto di memoria. E finalmente, infine, esiste un elemento che converte gli oggetti dei nostri musei in strumento particolarmente utile dal punto di vista dell'educazione. Il fatto che gli oggetti siano elementi reali è molto importante in un'era in cui la virtualità e la pubblicità iniziano a dominare il passato di esso. È un oggetto reale. Per tutto ciò la didattica dell'oggetto è una strategia efficace per l'insegnamento della storia. Vediamo allora, fa piacere.